E ora lo sport, calcio, primi allenamenti per il nuovo tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia per tentare di invertire disperatamente la rotta di una stagione alla deriva. Venerdì il debutto in panchina a Frosinone per le ultimissime d'appoggio degli Ulivi. Il nostro Enrico Giancarli, a te Enrico. Sì, buon pomeriggio Carmine, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Noi siamo all'esterno del Poggio degli Ulivi. Il Pescara si sta allenando agli ordini del neo tecnico Grassadonia in vista dell'anticipo di venerdì, fischio d'inizio, ore 21 a Frosinone. Primi giorni di lavoro per Grassadonia. L'idea è quella di confermare la linea difensiva 3, ma non è escluso che in futuro ci saranno nuove soluzioni. Di sicuro a Frosinone si vedrà un atteggiamento più propositivo. Ma a proposito del neo tecnico Grassadonia e del momento del Pescara, ascoltiamo al microfono di Massimo Profeta le parole di Max Busellato, il centrocampista che tornerà a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica. Busellato. Ma è un grande lavoratore, un allenatore molto esigente, dà un'organizzazione tattica specifica, ognuno quando va in campo sa esattamente quello che deve fare. Sia io che Christian ci siamo trovati bene con lui, è stata una stagione difficile, a Foggia, però grazie a lui siamo riusciti a fare più di qualche partita imponendo il nostro gioco. Ovviamente per fare quello che chiede lui ci vuole tempo, però dobbiamo cercare di rubare il tempo noi in questo momento e cercare di mettere in pratica subito le sue idee. Diciamo che a Foggia la squadra era costruita per giocare 3-5-2, avevamo gli interpreti perfetti per quel modulo e lui insomma giocava a quel modulo, penso perché gli veniva imposto dalla rosa. Con una rosa come la nostra penso possa giocare più moduli senza avere problemi, perché siamo veramente tanti e può decidere lui quale modulo schierare. Io penso che le colpe di Breda siano quasi zero, alla fin fine siamo noi giocatori che andiamo in campo e per come la vedo io è giusto assumersi le proprie responsabilità quando facciamo schifo, è giusto dirlo. È inutile puntare il dito sull'allenatore, sappiamo che nel calcio è il primo a pagare, però tante volte un esame di coscienza fa bene. È stato un periodo sicuramente duro dopo la vacanza, il riposo invernale, diciamo. Non siamo più riusciti a mantenere quegli standard e purtroppo non siamo più riusciti a mettere in difficoltà le squadre avversarie. È un dato di fatto, ce ne rendevamo conto noi dal campo e non riuscivamo proprio a reagire. Speriamo che questo cambio di allenatore ci dia una scossa, perché probabilmente ne abbiamo bisogno anche noi per svegliarci un po', perché siamo veramente in difficoltà. Ma io sinceramente sono contento che vengano subito queste squadre qua a giocare, perché con l'Empoli abbiamo fatto una partita discreta, siamo riusciti a strappare un punto alla squadra più forte del campionato, secondo me. Quindi probabilmente abbiamo bisogno anche di confrontarci con questo tipo di squadre. Io sono contento di trovare queste 5 partite difficilissime, ma sono consapevole che se riusciamo a ritrovarci, a ritrovare fiducia, a seguire le idee che porterà Grassadonia, possiamo farcela. Queste dunque le parole del centrocampista Busellato. Carmine, se non ci sono domande, io ti restituisco la linea ricordando l'appuntamento di venerdì, fischio d'inizio, ore 21 a Frosinone. Studio.